E tu di che segno sei? Lupo. Toro. Toro. Solo se hai avuto un terribile incidente che ti impedisce di muoverti, di parlare, di pensare o anche solo di decidere se è meglio respirare con il naso o con la bocca, solo in questi casi in cui sei in bilico tra la vita e la morte, il toro è quello che fa per te. Quando un toro parla, un toro decide e nulla, nulla gli impedisce di mettere in pratica i suoi piani. Nemmeno la tua preziosa opinione.